Vogliamo migliorare le istituzioni rappresentative e vogliamo migliorare gli strumenti di democrazia diretta. Come? Innanzitutto presentiamo una proposta di modifica del costituzionale per introdurre quello che viene chiamato referendum propositivo. L'altro grande tema è l'efficientamento delle nostre istituzioni. Anche qui due canali, modifica dei regolamenti parlamentari, ma è necessario intervenire in Costituzione per ridurre il numero di Parlamento, e che seguiranno con l'eliminazione del CNEL e con l'abrogazione del quorum dal referendum abrogativo. Io sono contento del fatto che si riescano a tagliare oltre 300 parlamentari, perché il 100% dei cittadini italiani vuole meno parlamentari in Parlamento. Credo che nessuno sia in disaccordo con questa scelta. Si porta un tema importante, che è il referendum propositivo senza quorum nella Costituzione, che significa che noi avremo un po' meno importanza, ci potremo dare pure meno aria, perché i cittadini possono fare i parlamentari quando vogliono. Ma avevate promesso anche la riforma, come dire, il taglio degli stipendi dei parlamentari. Volevo sapere se arriverà. Se arriverà in corso di legislatura e verrà anche per questa legislatura, credo sia difficile, se arriverà per la prossima o se arriverà comunque. Competenza, lo sa benissimo, dell'ufficio di presidenza della Camera, dove stanno lavorando su tutti i privilegi che ancora ci sono all'interno del Parlamento, molti li abbiamo tolti. Ci auguriamo ovviamente che si possa andare in una direzione di eliminazione totale di quelli che sono percepiti come privilegi da parte dei cittadini. Ma questa domanda me la doveva chiedere quando ero ancora questore della Camera. Adesso sono ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, quindi uno, devo rispettare l'autonomia e il governo della Camera dei Deputati, che è ovviamente in mano al Presidente Fico, e dall'altra parte io mi occupo del supportare tutte queste riforme di democrazia diretta, di maggiore partecipazione in materia di regolamenti, leggi e riforme costituzionali. Innanzitutto noi, come sempre, e dovete abituarvi, credo, manteniamo le promesse, perché noi ci tagliamo lo stipendio, dopodiché tagliamo 345 stipendi con tutte le spese connesse. Tutto ciò che si può fare in più, ben venga.